Lucio Micheli, buonasera. Buonasera a voi. È proprio lui, eh? È proprio lui, Lucio Micheli. Infatti provo un po' di imbarazzo ad intervistarlo, perché solitamente lo vediamo essere lui quello ad intervistare. Dicevamo, parlavo di calcio a 5, perché lui è anche presidente di una società di calcio a 5, la FC Città Eterna. Parliamo di questo, parliamo anche un po' di quella che è la sua storia professionale. Da questa mi piacerebbe iniziare, caro Lucio. Va bene. Tu sei un giornalista sportivo, difatti, no? Sì, io ho cominciato tanti anni fa, avevo 18 anni, ho cominciato con i giornali romani, sì. Corriere Razziale, Corriere dello Sport soprattutto, tanti altri giornali, anche il Calcetto, c'era una rivista di Calcetto, cioè di Calcio a 5, parliamo di 30-35 sì. anni fa, insomma, sono passati degli anni e posso dire, una chicca che non sanno magari, tutti, magari. Che io giocavo anche a calcetto, giocavo anche piuttosto bene, ma un allenatore famoso dell'epoca, tal Franco Ciccarelli, mi disse: o fai il giornalista o giochi con noi. E io dissi: sì, io vengo a giocare con voi, ma voglio fare il giornalista. E per questo motivo Franco mi disse: sei sempre il solito, fai la tua carriera da giornalista e poi verrai a giocare a tempo perso con noi. Anche perché adesso, oltre a giornalista, intervistatore, fai anche delle cronache. Sì, io faccio anche delle cronache, sì, diciamo, ecco l'ultima, sì. Il Chelsea dell'altra sera, Chelsea Stock City. Sì, perché adesso la Rai ha messo un canale proprio dedicato al Chelsea. Abbiamo anche, sì, il canale. E al Manchester, al Bayern Monaco. Sì, sì. Diciamo, mi occupo anche di quello, però mi occupo a tutto tondo di calcio, dalla Serie A fino alle categorie minori. Naturalmente seguo la Serie B, la Lega Pro, in passato anche la Serie D quando la facevamo, il calcio a 5 come telecronista, eccetera, eccetera. E soprattutto, diciamo, io sono innamorato delle giovanili e quindi ho sempre seguito il torneo di Viareggio, ho sempre seguito il campionato primavera e mi fa piacere, insomma, andare a vedere sui campi questi giovani che poi un domani diventeranno i campioni del futuro. Certo, certo. Allora, veniamo al calcio a 5, per l'appunto prima citato, FC Città Eterna. Sì. Allora, raccontacela. Come nasce la cosa? Sì. Nasce 10 anni fa, è passione pura, possiamo dire così, quella mia e di mia moglie Francesca. Avevamo, oltretutto abbiamo anche un ragazzo giovane, insomma, un figliolo, che adesso ha 18 anni, che ha giocato con noi per diversi anni, sempre a calcio a 5 con la Città Eterna. Poi questo ragazzo è andato fuori, ha fatto le sue esperienze nel calcio a 11, ha giocato un po' ovunque fino all'Aquila Calcio dell'anno scorso. Adesso forse ritornerà con noi, anzi saluto Valerio, ciao Valerio, torni con noi. Allora, ciao Valerio. È tutto confermato, insomma, dovrebbe concludere l'anno con noi come calcio a 5, giocherà in Serie D, giocherà con l'Under 18 nostra, che è il campionato juniores. Ma la passione è quella di far giocare i giovani, di poter crescere questi ragazzi con la nostra filosofia, che è quella che tutti devono giocare, bene, che non ci sono, che non ci sono queste differenze. Prove. No, diciamo che noi non facciamo prove, non prendiamo tutti, cioè i campioni, noi prendiamo chiunque, chiunque venga da noi. Noi tu, se vengo io? Certo, mi prendi? Chiaro, sì, noi prendiamo tutti. Chi ha giocato una vita, chi non ha mai giocato, noi cerchiamo di inserire tutti, perché insomma la filosofia nostra è quella che lo sport è per tutti e quindi tutti devono poter fare sport. Poi è chiaro che ci saranno i campioni, quelli meno bravi, diciamo che i tecnici li considerano le prime fasce, le seconde fasce, sì, le terze fasce, però la filosofia è che tutti devono avere la possibilità di giocare, anche perché, apro una parentesi, questo è un messaggio che mando a tanti allenatori che ci ascoltano a casa. Non è detto che un ragazzo che ha 14 anni è considerato una seconda fascia, una pippetta, come si dice a Roma, non è detto certo. Che poi a 13, a 14 anni, non è detto che a 16 non possa fare esplodere, il salto. Esplode, esatto. Ma questo lo vediamo anche con i giocatori professionisti. Allora, tornando alla FC Città Eterna, allora, com'è possibile mettersi in contatto con la tua società e dove si trova? Diamo un po' di riferimenti ai nostri ascoltatori, sì, noi, per conoscerla. Noi ci troviamo a Monteverde, e per la precisione a via Fogalasino 28, sotto via del Casaletto, per capire, ci si arriva piuttosto facilmente. Abbiamo, ripeto, calcio a 5, campi di ultima generazione, e parecchi allenatori che insomma lavorano con noi e che, ricordiamolo, per noi è una passione, è un divertimento, e io posso dire che è anche sociale, perché quello che facciamo è sociale, quindi cercare di dare a tutti la possibilità di cominciare a giocare oppure di riprendere a giocare, perché tanti giovani magari smettono proprio per quel discorso che facevamo poco fa, cioè che hanno incontrato nella loro vita solo persone non giuste, chiamiamole così, per usare un eufemismo. E quindi si sono sentiti inadatti. Inadatti, sì, tanti ragazzi che tornano dal calcio a 11 a giocare a calcio a 5 intorno ai 15, 16, 18 anni. E
ma soprattutto ricordiamolo che il calcio a 5 o calcetto o futsal, che dir si voglia, è la base del calcio a 11 ed è propedeutico, quindi non si perde tempo a fare il 5, ma si imparano le basi per poi dopo andare a giocare sul campo grande. Anzi, guardiamo ad esempio le realtà del Brasile, molti giocatori, bravissimo, quelli veramente tecnici, vengono o hanno poi fatto una carriera nel calcio a 5, tutti, lo stesso Ronaldinho. Perfetto, bravo. I più grandi giocatori di calcio a 11 brasiliani e argentini, lo stesso Messi, per fare un nome, Messi è cresciuto nel futsal e quindi Messi stesso è stato tra l'altro il testimonial dell'ultimo mondiale di futsal, dove è andato a dire: se io non avessi giocato a calcetto o a calcio a 5 o futsal, io non sarei diventato il giocatore di calcio a 11 che sono oggi. Quindi io il consiglio che do a tutti è di intraprendere questa strada nel calcio a 5, magari con noi della FC Città Eterna, veniteci a trovare. Ambiente aperto a tutti, familiare, cosa importante, anche questo nel calcio si è un po' perso, e quindi la possibilità di divertimento per tutti, accessibile a tutti, perché naturalmente noi andiamo incontro a tutte le famiglie, lo ripeto ancora una volta, lo facciamo per passione, divertimento, e tra l'altro lo facciamo bene, adesso festeggiamo i 10 anni. Molto bene, FC Città Eterna, io ringrazio Lucio Micheli, grazie. Grazie a voi.